Radio Nostalgia presenta Pasticciando con il Bando. Buongiorno, ben ritrovati dal vostro Andrea Secci in questo martedì mattina, l'ultima puntata del 2020 di Pasticciando con il Bando. Andiamo subito dal nostro chef Alessandro Bandoni. Buongiorno Ale. Ciao Andrea, buongiorno a tutti e tutte. Abbiamo sfangato questo Natale 2020 e come sì, detto, ci apprestiamo a scavalcare il 2021. Come dice la canzone di Radio Nostalgia, anche il 2020 si è elevato dai coglioni. No, coglioni, possiamo dirlo, vabbè. Lo diciamo, ora possiamo dirlo. In realtà non si è ancora elevato, mancano ancora, insomma, c'è ancora un qualcosa tre da giorni. Dire. Ecco, però ci siamo. Dove andiamo stamattina, Ale? Dove andiamo? Napoli mille colori. Senti un po', sono anche intonato stamattina. Ah, vabbè, ragazzi. Quindi stamani andiamo giù in campagna, andiamo a Napoli, ristorante Garage Gourmand, lo chef Marco Nitride. Buongiorno Marco, benvenuto su Radio Nostalgia. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come stai? E grazie intanto per l'invito. Bene, no, bene. Si potrebbe stare meglio. Vabbè, quello vale un po' per tutti. Sì. Però ci apprestiamo a levarci dalle balle sto 2020, sperando. Assolutamente, che hai detto benissimo. Sperando si deve che togliere 2000... dalle balle, sperando quindi, che il 2021 sì, sia un po' meglio, sia un po' meglio. Ci auguriamo di sì, dai. Bando, siamo ottimisti. Bando a te la radio insieme a Marco, prego. Allora, questa mattina, anche se non è giovedì, si parla di gnocchi, perché Marco ci farà uno gnocco di ricotta molto, molto particolare. Quindi io passo la parola a Marco che ci racconta questa ricetta. Fermi tutti, per un attimo ho tremato, avevo capito gnocca, però poi ho capito Bandoni, martedì, no? Prego, andiamo. Non c'è la patata in mezzo qua. Non c'è la patata. È uno gnocco anomalo, perché manca la patata, però è uno gnocco di ricotta. Ed è un'ottima ricetta, provatela e ovviamente attendiamo riscontri, giusto? Assolutamente, assolutamente. Esatto Marco, intanto, intanto illustracela che almeno gli fermi ascoltatori tutti prendono. Fermi tutti, vi avviso ragazzi che se non riuscite a segnarvi la ricetta la trovate sul nostro sito radionostalgia.fm. Prego Marco. Perfetto, iniziamo proprio dallo gnocco, iniziamo con la preparazione. Quindi prendiamo la ricotta, facciamo colare tutta l'acqua in eccesso e la mettiamo in una ciotola capiente insieme a farina, formaggio, noce moscata, sale e pepe. Amalgamiamo tutti gli ingredienti, facciamo in modo che diventi un impasto bello compatto e iniziamo poi su una spiantoia la preparazione degli gnocchi. Quindi facciamo dei bastoncini e li tagliamo della grandezza che desideriamo. Il mio si chiama bullone meat pork, quindi significa, cioè è un bullone, quindi ha una dimensione di uno gnocchetto, però può essere anche più grande. Quindi la preparazione principale è lo gnocco. Quindi una volta preparata l'impasto, li tagliamo a tocchettini di 2-3 cm e li mettiamo da parte. Ora inizia il bello, inizia una preparazione. Quando ho pensato a sto piatto, pensavo al ragù nostro napoletano. Oddio, però ragazzi, gli volevo dare. Io mi sento male, lo sapete, ho mangiato come un porco in questi giorni, ma ho ancora fame, ho ancora fame. Vabbè, diciamo anche che perché il ragù essere napoletano è una di quelle cose che tramandate di generazione in generazione. Perfetto, soprattutto la leggero nomina. Leggerissimo, delicatissimo. Leggerissimo, e essendo poi legato alla tradizione della mia città napoletana campana, volevo una variante mia. Quindi ho detto: utilizziamo una materia povera prima, che è il maiale. Quindi non c'è manzo, non c'è nulla. È un ragù di maiale con determinate varianti. Volevo dare un colore e un tono amarostico al ragù e per tale motivo ho inserito nella ricetta il cioccolato all'80% fondente, ovviamente. Mm-hmm. Da colore, da sapore è buonissimo. Iniziamo con la preparazione. Guardate la mia faccia, eh? Va bene. Okay. Vai Marco, come si prepara? Perfetto, iniziamo con un trito di carota, cipolle e sedano. Facciamo rosolare bene bene bene.
e lo mettiamo da parte. In un'altra casseruola sigilliamo bene invece la carne, dove c'è polpa di maiale, costine di maiale, mortadella, e a chi piace anche la lingua di manzo, però sincero io non lo metto. Facciamo sigillare bene tutto, uniamo gli ingredienti, sfumiamo col vino rosso, aggiungiamo a questo punto un po' di brodo di carne, concentrato di pomodoro e il cioccolato di cui vi parlavo prima. E la cottura durerà, se la facciamo sul fuoco, almeno 4-5 ore a fiamma bassissima, altrimenti per chi ha un runner, quindi io la faccio cotta a bassa temperatura per 12 ore a 62-65 gradi. Quindi ragazzi, e... la cominciate a preparare oggi, la mangiate fra un mese, ma che problema c'è? No, Marco? Ma la prepari oggi e la mangi domani. È l'attesa, no? Anche in determinate preparazioni l'attesa poi fa godere ancora di più. Vabbè, se... Marco scusami, questo... scusami. Allora, va tutto, sì, bene se non sono in casa, perché sennò tutti gli odori, io nel frattempo ho svaligiato tutto il frigorifero, cioè il mio problema poi fondamentalmente è quello. Vabbè, dai, andiamo. Allora, tu se parli di odore, considera che io ora, mentre stiamo in diretta, ho appena infornato i Roccocò, quindi ti lascio immaginare i profumi che arrivano nella sala del mio ristorante. Io esco, quindi... chiudetela voi, ciao. E quindi Marco, allora, il ragù, perfetto, fatto il ragù, non ci resta che cuocere gli gnocchetti e mantecarli. Ovviamente precedentemente questo piatto ha anche altri, viene abbinato ai funghi che vengono saltati in padella tranquillamente, aggiunti poi al ragù, e ai lamponi al naturale. Il lampone ti dà quell'acidità che ti dà quello sprint in più al piatto, sia colore che sapore. Ed è un piatto veramente da provare, uno dei piatti che ha avuto un successone nel mio menù. Beh, allora, siccome mi fa io veramente Andre, piacere di condividerlo con voi. Io direi che siccome io e Andre, allora io perché potrei tentare di fare questa ricetta, ma... conoscendo Andrea, lui non ci prova nemmeno, no. Lisa men che meno. Io direi idea. Che quando si potrà andiamo fino giù a Napoli. Si va a Napoli. È il minimo e vi aspetto. A trovare Marco, che ovviamente, te lo dico già, e noi siamo scrocconi, cioè altro che immigrati, cioè, noi veniamo a UFO. siete miei ospiti. No, vabbè, mettiamo. Mi facciamo piacere. Così, Andrea, almeno un pezzo di lardo di colonnata glielo portiamo, cioè, no, per fargli assaggiare. Sì, dai. Gli portiamo tutte le emozioni del nostro territorio in una bella cesta e lui in cambio ci fa quel raguglio. Lo avvisiamo per tempo perché ci vogliono 50 ore per farlo, però nel senso... è fisso nella mia carta. Quindi lo trovi, non ti preoccupare. Ah, ok, perfetto. Quindi te ogni 12 ore metti su il sì, perfetto, sì, vabbè. Sì. Marco, grazie per essere stato con noi stamani, è stato un piacere. Grazie a voi, grazie ragazzi, mille davvero. Grazie. Buon anno, buona fine. Buon anno, auguri a tutti e buon anno. Buona fine che a tutti. Sia un 2021 buona fine, buon inizio. Speriamo. Grazie. Ale, auguri, buona fine, ci ritroviamo. Andrea, auguri a noi e ci vediamo anno nuovo. Ci sentiamo anno nuovo. Grazie agli ascoltatori. Andrea Secci torna fra un'ora pasticciando con il bando nel 2021. Ciao. Radio Nostalgia vi ha presentato Pasticciando con il bando.